siamo con il sindaco di Varsi, Angelo Peracchi. Oggi è la sagra del paese, è San Pietro. Signor sindaco, abbiamo visto che c'è molto movimento nella piazza oggi, vero? Sì, credo che appunto con questa sagra tutto stia procedendo bene. Oggi c'è il mercato, abbiamo appena avuto la Santa Messa con la presenza dei carabinieri, anche addirittura in alto uniforme, che è stata una cosa eccezionale. E diciamo che San Pietro è iniziato venerdì sera col coro Monte d'Osso in chiesa e è proseguito poi ieri sera con dei giochi per i bambini organizzati dal Motoclub Valceno e prosegue oggi, come potete vedere dal mercato. C'è anche la mostra dei Longobardi aperta e insomma tutto sta procedendo bene, speriamo che continui così. Sì, abbiamo visto che c'è anche la pesca di beneficenza, ci sono tante cose che finalmente il paese si riavviva un pochino, perché dopo tanto tempo ci vuole. Esatto, come dice Maria, noi stiamo cercando di fare il possibile, di fare come si può vedere, se uno gira per Varsi vedrà anche che c'è lì vicino al negozio della parrucchiera c'è una nuova attività, anche quella lì è un segnale, diciamo, positivo. Comunque noi cerchiamo di ravvivare il paese. Dal programma che ho visto io ci saranno tutta una serie di manifestazioni partendo da Tosca, da Pessola, da Contile, è già stato fatto qualcosa anche a Villora. Insomma, cerchiamo. Poi quest'estate ci saranno tante feste, abbiamo programmato una serie di feste e la chiusura della piazza, anche per così modo che la gente, i bambini si possano divertire. Stamattina c'è stata la prima camminata, una delle tante, ne abbiamo programmate diverse, che da quello che mi è stato detto ha un discreto successo, ecco, c'è molta attenzione, la gente viene qui perché ha bisogno di muoversi, di camminare, di respirare dell'aria buona e diciamo anche in un'area sicura, ecco, noi siamo in un'area sicura. Benissimo, allora via l'estate e buon lavoro, signor sindaco. Grazie anche a voi e spero di incontriamoci presto, certo, a una delle tante feste. Grazie.